Ragazzi, buongiorno. Domenica 1º settembre 2019. Niente, ragazzi, ci stiamo provando. Stiamo andando sempre in zona Real Monte. Sono sceso un giorno. Ancora i bambini e mia moglie sono qui a Favara per gli ultimi giorni di vacanza. Io ho fatto sali e scendi per lavoro a Palermo. E niente, ci stiamo andando a provare di nuovo verso Real Monte per un paio di orette stamattina. Sono le 5 e mezza del mattino e in lontananza vedo qualche lampo. Non so se riusciremo a pescare oggi. Magari sul posto sta piovendo, comunque fra poco si scatenerà un bel temporale. Infatti prevedeva pioggia. Sulle zone interne della Sicilia, sulle coste, un po' ovunque. E niente, vediamo, dai. Mi sono fermato un attimo e la situazione è questa. Niente, ci sono parecchi lampi in cielo, quindi vi ripeto, non so se riusciremo nel nostro intento. Magari arriviamo in spiaggia e già piove, vediamo un po', dai. Può essere che magari con le prime luci dell'alba riesco a capire se le nuvole si stanno spostando o meno, però c'è, come vedete, molta attività elettrica. E poi, ragazzi, ricordiamoci innanzitutto, prima di tutto viene la prudenza. E ricordiamoci che stare a mare durante un temporale, con le canne, sono sempre oggetti appuntiti che possono attirare i fulmini, è veramente rischioso. Con la vita non si scherza, sembra, una fesseria. Magari è raro che cada un fulmine giusto giusto in quel momento, su una persona o vicino comunque alle canne con cui stai pescando, però le probabilità ci sono sempre e quindi meglio non rischiare. Vediamo un po' come evolverà la situazione. Ragazzi, siamo arrivati praticamente a Porto Empedocle e è iniziato a piovere. Mi sa che tra un poco torno indietro e torno a casa. C'è poco da fare. Oggi la giornata fin dall'inizio, avete visto questo bellissimo fulmine che è caduto nelle vicinanze. Oggi la giornata fin dall'inizio prometteva maluccio. Pazienza, dai. E poi io sono stato sempre un tipo che sono sempre stato attratto da questi fenomeni meteo estremi, dai temporali, ai tornado, agli uragani. Mi sono sempre piaciuti. Forse la mia passione deriva anche dal fatto che da piccolo ho visto delle fotografie di mio nonno paterno. Mio nonno paterno praticamente andava, quando ancora non c'era inquinamento luminoso, in buie zone della campagna, anche dalla città si poteva fotografare. E praticamente aveva una macchina professionale con cui lasciava l'obiettivo aperto al buio totale. Praticamente immortalava i fulmini. Il fulmine praticamente impressionava la pellicola con questo breve lampo di luce e venivano fuori delle fotografie eccezionali. Io le ho viste da ragazzino, le ha conservate una mia zia. Sono delle foto meravigliose. Poi ogni fulmine ha una forma diversa da un altro. Con l'occasione volevo anche segnalarvi un canale YouTube di un ragazzo che si chiama Giovanni Michalizzi, un ragazzo in gamba, pesca spinning e che è anche appassionato, ne sa molto più di me ovviamente, ha pure un sito meteo dove cura anche previsioni, molto bello, andatelo a vedere. Adesso non ricordo precisamente il link o comunque il nome del video meteo che lui stesso pure ha creato, del canale, scusate, del sito. Adesso non me lo ricordo, però se glielo chiedete lui ovviamente ve lo consiglierà, ve lo dirà e lo potete andare anche a vedere. Ben fatto, è una persona in gamba che comunque ha studiato meteorologia e quindi sa
fare previsioni, analizza gli stati del tempo, eccetera, eccetera. Niente, ragazzi, qua sta cominciando a diluviare, stiamo tornando indietro praticamente. Mi sono fermato un attimo, ragazzi, per farvi vedere che niente, sto risalendo verso Favara e sta cominciando a fare luce, però verso il mare comunque c'è un'attività elettrica ancora molto intensa. E niente, a questo punto volevo chiedervi una cosa: secondo voi si può parlare di cappotto o non cappotto? Cioè, se uno non va a pescare, è lo stesso cappotto? A voi l'ardua sentenza. Mi ero pure preparato il costume per farmi un bel bagno all'alba, mi ero portato tutto, anche il tridente a mano per vedere se riusciva a capitare qualche polpo, con un bagno di una mezz'oretta prima di tornare, ma niente, oggi troppo a tasso, picciotti, veramente incredibile. Pazienza, le orate, le spigole me le sognerò. Avete visto in diretta quello che c'è? Mi sa che ce andiamo al supermercato a bastoncini Findus o a croccole. Ragazzi, un abbraccio a tutti, il video lo pubblico lo stesso, anche se non vedrete catture. E niente, alla prossima, dai. Giusto giusto, uno degli ultimi giorni di vacanza, una domenica che avevo libera, non è stato possibile, pazienza.